Montepaone al Vegan Fest Naturium, un successo straordinario. Un successo senza precedenti ha contraddistinto la manifestazione Vegan Fest Naturium tenutasi in via nazionale a Montepaone Lido. Centinaia di persone hanno affollato l'area allestita dal progetto culturale guidato da Giovanni Sgrò in una serata dedicata alla sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale e dell'alimentazione cruelty-free. Sì, stasera abbiamo l'opportunità di conoscere la liquirizia vera della Calabria, conoscere l'olio di saracena, conoscere le mandorle, i legumi e i vini anche di Cerchiara di Calabria, parliamo del pollino, ma così come possiamo conoscere tantissimi prodotti vegani, vegetali quindi, perché hanno un impatto ambientale quasi zero. Quindi cosa voglio dire? Che noi dobbiamo fare qualcosa per il pianeta, dobbiamo dare un segnale e questa sera abbiamo dato la possibilità a dei giovani chef di esibire come si può lavorare con le verdure dal punto di vista nutrizionale, dal punto di vista anche della completezza, del sapore, del profumo e anche della vista. Quindi possiamo fare di più per il pianeta, possiamo avere impatto ambientale zero, possiamo consumare vegano. Abbassare le proteine animali è un motivo ottimo anche per la sofferenza degli animali e per l'ambiente. Dall'apertura all'ultimo brindisi, l'evento ha registrato un afflusso costante, tutti entusiasti di degustare i prelibati piatti preparati dagli chef. Sono felicissimo di aver ricevuto anche dei complimenti bellissimi e abbiamo proposto questo risotto con mandorla, polvere di cappero e buccia di limone del nostro limone di Rocco Imperiale IGP. Felicissimo per la prima iniziativa, la prima festa vegana in Calabria, proprio qui a Montepaone Lido, al Naturium. Ringrazio Giovanni, ma ringrazio tutti i partecipanti della festa. Abbiamo preparato un sushi con tofu, zucchini, a 5 euro di un mevo che è un prodotto giapponese, e poi ho preparato ragù di tofu, spezie varie, zenzero, aglio, cipolla e melanzane. Più ho fatto il pinzimonio con il miso e mandor, pesto di mandorle di Carlomagno e poi ho fatto spaghetti di soia con verdure. Per chi ha formato dei cuochi così bravi, l'orgoglio di assistere al loro successo. Allora, con grande piacere siamo venuti a questa dimostrazione di Giampiero Magniti, che oltre a essere un associato della nostra associazione, è un mio allievo, un nostro allievo, diciamo, della Calabria, un ragazzo veramente di grande valore che sta portando avanti la nostra Calabria in tutto e dappertutto. Si sta formando, sta crescendo e oggi vederlo qua in prima linea a collaborare con Gianni, a divulgare quelle che sono le prelibatezze, i prodotti del nostro territorio, per noi è un orgoglio. Ad averne come Gian Piero veramente la Calabria sarebbe fortunata. I menù proposti hanno saputo conquistare tutte le esigenze con piatti molto originali che hanno deliziato il palato e lasciato i partecipanti desiderosi di esplorare ulteriormente le delizie della cucina vegana. Usiamo tutte le parti degli ingredienti, visto che ogni componente di un ingrediente può essere usato e riutilizzato, quindi anche la pelle di un ingrediente, di una verdura, la possiamo disidratare, la possiamo cucinare per poi fare una crema, quindi per questo non ci sono sprechi, proprio perché ogni parte del vegetale può essere riutilizzato. Gli stand presenti tra associazioni e artigiani, tutti legati al grande mondo della sostenibilità, hanno contribuito a creare un'atmosfera di festa e di scoperta. Non è l'azienda, è hobby. Sono la Broschka Studio, mi chiamo Lara e sono le cose fatte da me. Sono orecchini, spille, choker, anellini. Sono tutti disegnati da me, fatti da materiali migliori. E sono felice di presentarli oggi in questo bellissimo posto, bellissima serata.
Il successo del Vegan Fest Naturium segna un passo importante nella promozione del benessere del pianeta, una luce di speranza per un mondo migliore. È una serata splendida, Sgro ha organizzato una bellissima cosa, bravissimi gli chef, la gente è molto tranquilla, serena, ottimi cibi, abbiamo veramente assaggiato delle grandi eccellenze.